Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo video nel quale, su grande richiesta, vedremo il tutorial completo e facile per Virtuosi You. Questo brano ho fatto solo una piccola parte del video precedente e molti mi hanno richiesto di farlo al completo, quindi oggi vedremo. Vediamolo subito, così non perdiamo tempo. Ti ricordo solo una cosa, che questo spartito lo trovi in descrizione, uno spartito fatto per pianisti alle prime armi, quindi uno spartito davvero facile, la versione super semplificata del brano Riverfluid You, e lo troverai nel primo link in descrizione. Vai, partiamo subito. Allora, lasciate dire solo una cosa riguardo questo brano, che ha tre alterazioni in chiave, quindi il Fa, il Do e il Sol, Fa, Do, Sol, saranno sempre diesis, mai tasti bianchi, Fa, Do, Sol, bensì Fa diesis, Do diesis, Sol diesis. Partiamo subito. L'introduzione è questa. Poi ripropone la stessa cosa. Poi perfetto, questa è l'introduzione, quindi ripete per due volte la stessa sequenza di note. Vediamo la sinistra cosa fa invece. Farà il Fa diesis e il Re, quindi. Ancora. Perfetto, proviamo a mani unite. Perfetto, aspetta che alzo un attimo il volume, in questo modo senti meglio. Allora, fatta l'introduzione, anzi, facciamo che la ripeto, in questo modo la senti meglio. Ok, fatta l'introduzione, come ti dicevo, inizia la prima parte, ossia. Perfetto, vediamo fin qui. Voglio darti una scorciatoia, un trucchetto per imparare quasi subito questo brano. La mano sinistra da qui in poi farà sempre la stessa sequenza di note, ossia quattro note: Fa, Re, La, Mi. Farà delle semibreve, quindi delle note lente che durano ben quattro movimenti. Queste note le ripeterà praticamente sempre. Ok, proviamo quindi questa prima parte. Ok, te la ripeto. Ok, andiamo avanti. Ok, vediamo questa seconda parte. La mano sinistra è inutile che te la ripeto da sola, perché come ti ho già detto farà Fa, Re, La, Mi. Ancora. Vediamo questa seconda parte a mani unite. Perfetto, ripetiamola un'ultima volta. Perfetto, andiamo avanti. Ok, vediamo qui a mani unite, perché la sinistra fa sempre la stessa cosa, te lo ripeto. Ok, riproviamo a mani unite.
Ok, fermiamoci qui. Una volta arrivati qui, proseguiamo con la mano destra. In tutto questo io spero che nella ripresa si veda bene questo registro. Un attimo che controllo. Ok, perfetto. Proseguiamo. Ok, proviamo a mani unite quest'altra parte. Allora. Ok, perfetto, ora viene la celebre parte che sicuramente conosci. Però, prima di fare questa celebre parte, vorrei un attimo riepilogare tutta questa. Abbiamo fatto praticamente una pagina. Te la voglio riepilogare. Te la risuono tutta a mani unite, tutta in modo unito. Perfetto, ora vediamo la seconda parte di questo brano. Allora, iniziamo da questo là, con la mano destra, perché la mano sinistra ancora una volta farà sempre le stesse note. Perfetto, vediamo un attimo che note abbiamo suonato. Allora. Perfetto, poi ripropone in realtà la stessa cosa. Ok, in tutto questo la mano sinistra, cosa stupenda, farà sempre le stesse note. Proviamo. Ci siamo fermati qui. Un attimo solo. Ok, ci siamo fermati qui. Sono partito due battute dopo. Ci siamo fermati qui. Ok, poi ripete in realtà la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio, quindi. Ok, qui in questa ripetizione c'è solo una piccola variazione ed avviene proprio in questo momento. Ti invito a guardare bene. Ok, ripetiamola, la mano sinistra come hai visto farà sempre le stesse note.
Ok, poi prosegue di nuovo riproponendo la parte più, sarebbe quella, la prima parte, quella più celebre. Arrivati qui c'è l'accordo finale che è quello di Fa diesis, cioè quindi fai il La e il Fa diesis con la destra e il Fa diesis con la sinistra, quindi arrivi all'ultima battuta. Perfetto, ti è chiaro? Sicuramente questo brano è per principianti, per persone che hanno iniziato da poco, perché potrebbe, ecco, essere identico all'originale, complicando la sinistra. Però questa è un'ottima versione per un principiante che ancora non è in grado di fare quello, e soprattutto un buon modo per motivarsi e per arrivare poi alla versione originale. Quindi ti consiglio col cuore di dare un occhio a questo spartito nel link in descrizione. Perfetto, spero che questo tutorial ti sia piaciuto, questo tutorial, ti ripeto, su grande richiesta. Quindi intanto ti mando un abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!